Allora, tanti auguri di che cosa? Di che cosa? Cosa vuoi fare gli auguri? Auguri di niente! Auguri di un cazzo di nulla! Allora, calma, calma, calma! Buon Natale, capito? Vabbè, Salvo, non ti... Eh? No, buon Natale! Buon Natale! Ma cosa me ne frega a me? Io non faccio gli auguri! Non li voglio fare! E dai, Vittorio, almeno oggi facciamo gli auguri! Dobbiamo essere più... più... più deficienti? No! Più ricco! Più buoni! Più buoni tutti le strade! No, secondo me ho mangiato il pandoro col panettone insieme. Per la carta. Vediamo un po' cosa avete cucinato. Cos'è quella roba lì? Cosa ci hai messo dentro? Carlo, almeno a Natale cerca di star tranquillo. Dai, la gente vuole, lasciale cucinare libera. Secondo me non mi piace quello che hai cucinato qua. Ma basta che ci metti un po' di sale, viene tutto più buono. Beh, il sale sopra il pandoro è buono. Buon Natale. La telecamera se sei guastato, che è successo? Buon anno! È Natale! Mi ero sbagliato! Cancella! Oh, happy Christmas! Mamma mia, già tengo un mese che tengo un posto in orecchie, la slitta di Babbo Natale con le renne, basta! No, va a posto proprio da fastidio, bro! No! Maurizio! Maurizio, non mi lasciare qua, ti prego, Maurizio! Freddo piedi, Maurizio! Eh? Sono Gloria, ho lasciato la patente sul tavolo, accanto alla frutta! Oggi si festeggia San Fralimberto, che è il santo protettore di quelli che l'8 dicembre hanno preso dalla cantina l'albero, le palline, la capanna, i personaggi del presepe. Ancora c'hanno i pacchi lì che devono ancora aprire tutto e fare il presepe, perché hanno aspettato un mese quasi che l'umidità se ne andasse dalla cantina. C'è anche la Befana, ma porti pure la Befana che facciamo una bella festicciola tutti insieme, vai, buon Natale te. Uè, buon Natale. E basta, ce la farai, ce la farai, vedrai che ce la fai. Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Buon Natale a tutti dai Genio Massari. Siete fastidiosi come i grumi nella crema pasticcera. Ancora con questa cosa del Natale, ci vuole aria nuova, ci vuole. Posso prendere la parola un attimo e dire una cosa in merito a questo Natale? Finisco io, buon Natale a tutti. No, scusa, volevo dirlo io. Beh, mestieranti, scendete giù dalla pianta. Buon Natale. Ah sì? Guardi che da lei il panettone non lo comprerò più! Fandozzo! Sì? Buon Natale! Il vecchio con la barba, statuetta del 1200, ricopiata e poi ripresa nel 1950 dall'architetto francese Bellon. Si tratta invece, amici, di una mera rappresentazione, per quanto sia molto piccola, di Babbo Natale, un personaggio che molti di noi conoscono sin da piccoli. E allora, buon Natale, ecco. Buon Natale anche da me, sono Luca Parmitano.